Ma sei sicuro io devo di adesso? Ma è una settimana che non vedono la carriera, magari andranno di fretta per vedere la carriera, no? Vabbè, vabbè, glielo dico. Ragazzi, prima di partire con il video, volevo darvi un'informazione che vi piacerà tantissimo, perché guardate un po' poco fa cosa mi ha mandato il fratellone Zlatan su WhatsApp. Finalmente è arrivata la famigerata maglietta dell'Eister, Marconi 7, quindi non da questo episodio che chiaramente ho già registrato, ma dal prossimo la indosseremo. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in questo 25esimo episodio della carriera. Dopo la vittoria clamorosa contro il Tottenham, cosa è successo? Cosa è successo? Un botto di roba è successa, ma in particolare è arrivata un'offerta per il trasferimento per Keita Valdediao, ovvero quella che stavamo aspettando praticamente. E quindi il Liverpool. Avete rotto le palle? Cioè, non è possibile che solamente squadre inglesi fanno offerte, anche perché Liverpool già si è rinforzato con Drinkwater. E quindi controfferta altissima. Controfferta a 50 milioni netti. Non vale 50 milioni Keita, ragazzi. Però il Liverpool, squadra rivale, e quindi no. Detto questo, allora, quello che il giocatore Lorenzo Pellegrini vuole giocare di più, ma sicuramente avrà chance di farlo in futuro. Ci stiamo avvicinando all'esordio in questa nuova Premier League, perché intanto Mendy vorrebbe ritocco di stipendio, insomma, cominciano a pretendere un po' i nostri giocatori, però se lo meritano anche perché hanno conquistato il primo trofeo dell'anno contro il Tottenham in una gara che era tutt'altro che favorita per il Leicester, comunque tutt'altro che semplice. Loro dicono che possono arrivare a 36, ovviamente noi insistiamo sui 50 e poi ci dicono no, non possiamo, amen, problemi vostri, noi non ci cambia nulla, anzi. Meglio così, perché andremo a rinforzare una squadra, una diretta rivale. Ma comunque mi chiedevo se poteva dare un'occhiata, se avesse potuto, o se potesse, cioè l'italiano, al contratto e ritoccarmi lo stipendio, in quanto ritengo che quello attuale non riflette il contributo che sto dando alla squadra. Forse lui è uno dei pochi che può permettersi di dire una cosa del genere, perché ok, l'impegno da parte di tutti, ma lui in particolare ha veramente stravolto il Leicester in positivo nella seconda parte della passata stagione, quindi un qualcosina in più se lo può meritare Mendy, che prende solo 53.000 euro, che poi solo per modo di dì a settimana, e quindi portacci tu, dammi a me 0 anni, però 0 anni dice. E questo è un problema. 0 anni vuol dire che sta pensando probabilmente anche a cambiare aria. 0 anni manco per niente. Un anno, piccolo bonus e ruolo ovviamente chiave. Perché quello è il suo ruolo. Comunque, siamo ufficialmente pronti ad iniziare questa nuova Premier League. Non siamo i primi a giocare perché hanno già giocato. Le squadre che vedete la parte alta della classifica, sorprendente la sconfitta del Tottenham, direi abbastanza clamorosa perché non so con chi ha giocato, però sicuramente ha giocato o col Norwich o col Crystal Palace. A giudicare dalla differenza reti, presumo contro il Crystal Palace, che ha vinto 1-0 contro gli Spurs, campioni d'Inghilterra, ricordiamo. E quindi questo ci fa capire che sarà anche questa una Premier tutt'altro che scontata. Lo scorso anno il Leicester perse la prima gara ufficiale dell'anno contro il Manchester United in Community Shield, partendo poi malissimo in campionato e insomma caratterizzando in negativo la prima parte di stagione. Quest'anno abbiamo vinto contro il Tottenham e speriamo di risentirne in positivo nella prima parte di stagione e magari anche nella seconda. Buon pomeriggio da Vicarage Road, riparte la nuova Premier League, tanta attesa per Watford e Leicester, due squadre che sicuramente partono con ambizioni diverse in questa Premier League, ma due squadre che hanno la stessa voglia di vincere oggi. Il Leicester, dopo un anno di transizione in Premier, che aveva posticipato la storia scritta dalle Foxes di Claudio Ranieri nell'anno ancora precedente, vuole tornare nella zona alta della classifica, magari ripartendo dalla Champions League, e poi si vedrà. Il Watford invece vuole continuare con un altro italiano, sempre Mazzarri in panchina, aspettando anche il Newcastle di Menzo e il Nottingham Forest di Home. Foxy si avanti proprio con Chiloup, dentro Tamarez, si muove Niang, si muove anche Vardy, ma resta dentro per il 9 che la gira col sinistro. Pantilimon in calcio d'angolo, prima palla gol per il Leicester. Per Chiloup, va dentro Mares, se ne è accorto Chiloup, grande palla per Mares che mette giù, poi la gira! Pallone alto sulla porta di Pantilimon, veramente di un nulla. Occasione per il Leicester, c'è col mancino Chiloup. Al centro dell'area mette fuori Pereira, raccoglie Mendy, di prima per Lovren, in zona tiro Lovren, lascia Dembélé sul sinistro, Dembélé prova a calciare Pantilimon con la mano destra, mette in calcio d'angolo e nega il primo gol in maglia Foxes all'ex gioiello del Borussia Dortmund. È 0-0 la pausa, è stato praticamente solo Leicester nel primo tempo, quantomeno si è giocato a una porta sola. Dinei,
Lugani lo insegue. Diney rientra sul sinistro, può pensare anche alla conclusione, non gliela concedono. Diney insiste, poi calcia col destro, prende in pieno Pereira, di testa! Alto sulla porta di Ziller, ma che paura! La prima palla gol, il Watford ce l'ha avuta dopo un'ora, ma per poco non ci beffano e vanno in vantaggio. Lo gioca per i compagni, quindi tocco verticale. Ottimo per Diney, disturbato da Hoot. Trova un attimo corridoio centrale Okaka, ancora Hoot. Okaka è passato, lascia Diney che calcia a giro! Il Watford in vantaggio, la perla del numero 9 dei padroni di casa al 73esimo, poco più di un quarto d'ora al 90esimo. È passata la squadra di Mazzarri in contropiede. E a questo punto direi, se prima non era una certezza, adesso lo è. Fuori Niang, dentro Musa, questa partita non possiamo perderla. Porta poi al centro c'è Mendy, servizio per Vardy, c'è ancora Musa che parte. L'ho visto Vardy dentro da Musa che si impegna, non riesce comunque ad arrivarci. Poi Mendy recupera. Yunusovic si addormenta, quindi Okaka per Diney, ancora Okaka. Bravo Capucca per rinvenire, non bravo a trovare Musa, che però è bravo a riprendersela con un fallo, dice l'arbitro. Mi sembra un po' cattiva questa, anche il cartellino giallo, completamente inventato questo calcio di punizione e soprattutto l'ammonizione. Diney riesce ad uscire in qualche modo e a trovare anche un'azione offensiva il Watford con Yamat. Secondo palo, arriva Okaka, mette giù e calcia Ziller. Ziller per evitare il 2-0, che sarebbe stato veramente ingiusto, e ingiusto anche l'1-0, ma this is football. Ha vinto il Watford questo primo atto della Premier League 2017-2018. Il Leicester ha giocato meglio, ovviamente, lo sappiamo, e ha anche avuto molte più occasioni, però vanno concretizzate le occasioni. Non lo abbiamo fatto in questa partita, che ci serve la lezione. E adesso vediamo anche se gli ultimi giorni di mercato possono regalarci qualche novità e anche qualche soluzione. Allora, intanto il Liverpool arriva a 40. Arriva a 40 per Keita. E arriva a 40 per Keita. Fatemi pensare però. Fatemi pensare se. Intanto Mendy accetta, questo è molto importante. Alexandro torna dall'infortunio e questo è fondamentale. Lovren era diffidato, è stato ammonito e quindi salterà la sfida contro il Middlesbrough. Allora, pensiamoci. Pensiamoci per Keita. Perché io potrei anche accettare un'offerta del genere e poi però a quel punto andare a prendere un altro giocatore che sicuramente farà comodo alla nostra squadra. Quindi io faccio questa pazzia. Pazzia fino a un certo punto, perché anche per realismo mi sembra di aver fatto più una pazzia a dare un giocatore come Drinkwater al Liverpool che Keita Balde. Allora, sapete già chi ho cercato. Chiedo informazioni, perché rispetto all'anno scorso il budget quest'anno ce l'abbiamo per un giocatore del genere. La voglia di prenderlo ovviamente non sparisce mai, però mentre cercavo lui mi è venuto in mente che effettivamente il giocatore che farebbe più al caso nostro è un difensore centrale anche veloce. E quindi intanto vediamo un po' qui che difensori centrali, bene, proprio che culo, nessuno ci ha trovato, fantastico. Quindi intanto dicevo, dobbiamo vedere una. Ah no, ce ne ha trovati i difensori centrali, vedi? Perché ne serve uno veloce che perché abbiamo la difesa lenta dietro, e questo è il problema, l'ho riscontrato anche contro. Nell'ultimo match, insomma, contro il Watford. E questo forse potrebbe essere un giocatore che zitto zitto ci risolverebbe sicuramente molte cose. Oltre ad essere un giocatore che io adoro, anche essendo romanista e avendolo avuto davanti agli occhi qualche anno fa nella capitale. Anche qui chiediamo informazioni. Tanto io sto controllando vari giocatori e vediamo un po'. Sto controllando soprattutto quelli che hanno una buona accelerazione. Marquinhos, ovviamente, lo sappiamo, è un giocatore molto rapido per essere un difensore centrale. E sarebbe un po' il colpo, se qualora riuscissimo a prenderlo, il colpo sul filo di mercato, quello che ti può un po' anche ridare le energie per una grande stagione. Altrimenti potremmo provare a chiedere informazioni, ecco, come ultimo, anche a Dragovic. Dragovic perché mi sembra comunque un giocatore molto interessante anche lui. Guardate qui le statistiche, inoltre 26 anni che sono, insomma, nel pieno della carriera e quindi cominciamo ad avanzare col calendario e attendiamo un po' di notizie, sperando che siano positive. Per Depay partono da 36 milioni, per Marquinhos da 45. Da 45. Quanti ne abbiamo noi? A parte che dobbiamo ancora. È un po'. Ok. Intanto provo a 25, ma considerando che se non parte Keita è difficile prenderlo, eh. Mentre per Depay, giusto per portare avanti questa pazzia, 20, 25 anche lui, per forza. 25 anche lui, perché di più non possiamo offrire. Offerta troppo bassa per Marquinhos, insistono sui 45, mentre Keita è ufficialmente passato
Liverpool, e quindi penso che Depay sia sfumato, almeno per il momento, almeno per questo mercato. Loro insistono sui 45 e noi andiamo a 30. Andiamo a 30, veniamoci incontro. A questo punto, io spero che Alexandro sia già disponibile per giocare titolare. Magari non lo rischio qui, lo faccio giocare tra 3 giorni in coppa. Intanto teniamo, cioè mettiamolo ovviamente tra titolari per la formazione base. E poi Giloup giocherà comunque questa partita. Al posto di Lovren invece giocherà Capitan Morgan per questo match. Secondo di campionato contro il Middlesbrough. Finì 2-1 per noi lo scorso anno in rimonta. Perdevamo 1-0, poi la rimonta firmata Simpson e Vardy. Non so se Simpson troverà posto. È ancora troppo presto per fare turnover, anche perché con l'Watford abbiamo perso. Non facciamo scherzi, perché una grande squadra non perde mai 2 partite di fila. È ancora troppo presto per fare tragedie. Una sconfitta non può compromettere gli obiettivi di una stagione, ma da oggi si deve cambiare musica. Ecco perché nella seconda giornata di campionato Marconi suona già la carica in casa Leicester al King Power Stadium di fronte al Middlesbrough con Capitan Morgan. Sempre Ramirez. Ora il mancino, non glielo fanno liberare, va sul destro, poi torna sul sinistro e trova il primo squillo del Middlesbrough. Ripartire rapidamente la squadra di Marconi, corre Marez, corre senza palla Niang, Marez lo vuole mandare, bella palla per Niang, che deve tenere, ancora Niang, defilato, calcia in porta, Valdés in calcio d'angolo. Ed anche l'ultimo atto del primo tempo, non brillantissimo il Leicester di Marconi nella prima parte di gara, forse un po' la paura di un inizio come la passata stagione. Dopo la sconfitta all'esordio, però c'è ancora un tempo per spazzare via i dubbi. Kut. Subito movimento Vardy, servito tra le linee. Jamie cercava Niang, trova comunque il rimpallo, va a Vardy che poi calcia con la deviazione, però che sta quasi uscendo, la tiene in sue, che rischia tanto su Niang che gliela porta via. Niang dentro, sta arrivando Mendy. Ha chiuso Bernardo, si è suicidato il numero 24 del Middlesbrough. Simpson, Tielemans, ce l'ha sempre Dembélé. Leicester cerca spazi ma non li trova perché sono bravissimi gli ospiti a chiudersi. Ora Vardy va via molto bene, guarda Niang al centro, cerca questo pallone a campanile verso Niang che trova la sponda ma non aggancia Marez. Ed non era male come idea questo pallone dentro per la sponda dell'attaccante. Da Villalba che viene incontro e vuole andare fuori, trova Pellegrini, c'è Marez dalla parte opposta con Niang che fa il movimento centrale, ancora Niang che si pesce a Marez, non ci riesce. Ora tiene allora Pellegrini. Assedio ma non si calcia. C'è largo Simpson. Si deve andare al cross. Simpson. Ecco il cross. Verso Mendy. Va a destra. Lascia lì. Niang. E la palla non è entrata. Sarà calcio d'angolo. Il salvataggio di Bernardo. Che ha impedito a Niang di segnare un gol importantissimo. Quindi Mendy. Vuole andare via. Va via. Ancora Mendy. Mette dentro il pallone Lucani. Non ci credo. Non ci credo. Se l'è divorato Lucani. A 2 metri dalla porta. Ed è anche l'ultimo atto della partita. Il Leicester non riesce a battere il Middlesbrough e dal punto di vista del gioco ci sta anche. Ma era una partita da vincere. Era una partita da vincere. È un pareggio che sicuramente lascia molto amareggiata tutta la squadra e tutti i tifosi, perché li sentiamo. In 2 partite di Premier League, dopo la vittoria che aveva ovviamente fatto molto clamore in positivo contro il Tottenham, ma dicevo in 2 partite di Premier League, un punto per il Leicester, che non riesce soprattutto a segnare, questa è la cosa grave. E allora siamo sicuri che il problema è la difesa? Siamo sicuri che il giocatore che ci manca è Marquinhos? Wycombe contro Leicester City, comincia la Capital One Cup. Tielemans vuole andare via. Si muove Vardy verticale, Silva lo ha visto e prova a lanciarlo. Non era male l'idea, leggermente lungo il pallone. Yombati, bravo Silwell che poi dovrebbe tornare. Ancora Silwell, ottima giocata dell'esterno dell'Leicester che poi scambia con Musa e va. C'è Vardy al centro, insiste Silwell che dovrebbe metterla. Così fa per Vardy, ha chiuso Jacobson, arriva Musa, Brown mette fuori. Trovato Onain. Verticale, Lovren in ritardo, attenzione Ace di fronte a Dragoschi. Ace, Dragoschi, salva il Leicester. Che mi sembra totalmente un'altra squadra rispetto, non dico tanto alla passata stagione, quanto anche alla stessa sfida contro il Tottenham. Parte senza palla Musa e Villalba se ne è accorto. Parte il 7. 1 contro 1 con Jakobsson. Lo salta bene Musa. Che poi mette dentro per Vardy. Che cosa ha preso? Yombadi. Bravissimo Lovren.
che poi vuole alzare il pallone per Vardy. Difende bene e parte. Forza Jamie, fammi vedere la cattiveria. Giocata di Vardy che rientra, poi lascia il pallone a Tielemans. Eccoci qui col gol dell'1-0, il primo della stagione. Lo segna Tielemans, il primo della stagione. No, ci ho pensato dopo perché stavo pensando alla Premier League. Il Leicester ha già segnato in stagione ovviamente due gol contro il Tottenham in Community Shield. E questo è il primo gol in Capital One Cup. Ma comunque, dopo un periodo buio, torna al gol il Leicester. Chissà che non si torni anche a vincere contro una squadra che sicuramente è inferiore sulla carta, ma poi il campo è tutto diverso. Youri Tielemans, angolo di Mahrez, tesissimo, in testa a Lovren, attacca Stewart, tra Mahrez, va via, mette dentro, primo palo Vardy, in anticipo, gran movimento d'attaccante, trova il gol anche Jamie, 2-0 allo scadere. È un gol che taglia le gambe alla squadra di casa, è un gol che ci tranquillizza tantissimo perché le cose funzionano, serve fiducia, c'era nervosismo in Premier, spero che dopo questa partita, che ovviamente non è ancora finita, possano cambiare molte cose già dal prossimo episodio. Si ricomincia dentro Dembélé che andrà a fare il trequartista dietro a Musa e Vardy, ma soprattutto Alex Sandro che non giocava dalla finale di Champions League del 3 giugno contro il Barcellona. Ace, corre Harryman e corre anche Alex Sandro dietro di lui, ha già ripreso in velocità, tocco arretrato, Lovren, poi mi è passato in qualche modo Harryman giù, Harryman riapre la partita. Prima pensavo stesse cadendo, infatti ho detto Harryman giù perché ero convinto esse rigore, e invece ha continuato la sua corsa e ha trovato il gol che accorcia le distanze. Ora Musa, il Leicester vuole subito ristabilire le distanze, prova con Vardy. Tielemans lascia il pallone a Dembélé, sinistro, che bolide di Dembélé, sempre le sue falcate, mancate tantissimo al Leicester. Vardy si appoggia a Tielemans che va subito verticale ancora da Alexandro, mette giù benissimo, rientra il 23. Movimento di Musa, Alexandro da solo, poi dentro per Musa, grande palla per Musa! E 3! È tornato il brasiliano, Alexandro! E Musa gli dedica la dub! Torna avanti di 2 il Leicester. Game over, il Leicester batte il Wycombe e si qualifica al turno successivo della Capital One Cup. Lo scorso anno eravamo usciti al primo turno contro il West Ham, perdendo 2-1 in casa loro. E oggi riusciamo con una gran prestazione contro un avversario chiaramente inferiore a fare il Leicester, a vincere, a fare il nostro dovere. E questo è importante, tantissimo, perché serviva la vittoria. Serviva in qualsiasi modo, anche con un gol al 90esimo, con un gol brutto, con un autogol, serviva la vittoria al Leicester. E quindi finisce qui questo primo episodio in cui abbiamo giocato la nuova Premier, quindi il 25esimo episodio della carriera. Ovviamente non posso che invitarvi a lasciare un like, un commento qui sotto. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, passate in descrizione per link e social, ma soprattutto Facebook, Instagram e Telegram. Noi ci becchiamo nei prossimi video. Un bacione. Bella, raga.